Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, da oggi parte una nuova rubrica, quindi ogni giovedì dobbiamo cercare di darci questo appuntamento anche infrasettimanale, perché abbiamo deciso assieme di fare dei video che riguardano voi, cioè riguardano noi, nel senso che mentre la domenica io parlo di quello che è il mio allevamento, di quelle che sono le strategie che utilizziamo, comunque quelli che sono i movimenti di volta in volta che faccio io nel mio allevamento, abbiamo deciso di fare questi video infrasettimanali perché? Perché dobbiamo portare avanti quelle che sono le vostre esperienze con i canarini, quelli che sono i vostri allevamenti. Ecco, l'obiettivo mio qual è? Sicuramente ci saranno dei video che ci piaceranno e sicuramente ci saranno dei video che magari ci piaceranno di meno. L'obiettivo non è criticare quella determinata persona che comunque si è messo in discussione, ci ha mandato un video, quindi vuole cercare del nostro aiuto. Quindi laddove vediamo qualcosa che a noi non piace, cerchiamo di non essere aggressivi. Magari, ecco, dobbiamo sicuramente dire la nostra e cercare di portare diciamo, gli allevamenti magari discutibili, fra virgolette, portarli a quelli che sono il meglio della vita per il canarino, quindi far migliorare quelle determinate persone. Intanto oggi vi faccio vedere un video di un amico, un video molto bello, quindi un allevamento secondo me molto bello e funzionale. Vi ricordo che potete contattarmi su WhatsApp al numero 340 30 39 199 e mandarmi quelli che sono i vostri video. Naturalmente prenderemo in considerazione un po' tutto, quelle che sono le curiosità, quelle che sono le interazioni con i canarini, quella che è l'esperienza di ogni singolo di voi, insomma, in modo tale da poter essere da esempio e far vedere al mondo intero quelle che sono le nostre esperienze. Oggi parliamo di Dino Masiero. Dino Masiero ha 54 anni, è della provincia di Padova, con esattezza Maserà si chiama il paese. È iscritto alla FOI da 8 anni ed è iscritto all'associazione ornitologica La Rocca. Lui è stato uno tra i primi a mandarmi il video e a darmi l'autorizzazione di poterlo mettere in rete e noi vediamo tranquillamente il loro video, il suo video. Dino Masiero, il secondo obiettivo qual è? Ad esempio, Dino Masiero è della provincia di Padova, quindi laddove ci sarà un amico, perché alcuni amici del Veneto mi hanno contattato e volevano dei soggetti. Ecco, io grazie al nostro canale, noi dobbiamo riuscire a mettere le persone in contatto fra loro. Quindi, non sono stato possibilitato io ad andare al nord a portare dei canarini. Dino Masiero potrà tranquillamente aiutare l'amico della provincia di Padova a dargli dei soggetti, un maschietto, una femminuccia, ecco. Quindi se noi riusciamo ad allargare quello che è la nostra cerchia di conoscenze, grazie a questi video, non avremo altro la possibilità di, come dire, anche scambiarci canarini fra noi, cederci canarini fra noi. Quindi è come dire, un servizio ulteriore e migliore anche per noi stessi. Quindi approfittiamo e portiamo avanti quella che è la nostra esperienza di ogni singolo, di ogni singola persona, insomma. Thank you.
Quindi, come dicevo, un piccolo video fatto di pochi minuti dove vi presentate, raccontate quella che è la vostra esperienza, raccontate quella che è la nostra passione, perché siamo un po' accomunati dalla stessa passione. Laddove ci sono curiosità o cose belle da far vedere, facciamole vedere, quindi mettiamole in rete e facciamo in modo che, insomma, questi video vengano condivisi un po' da tutti, anche persone che non si aspettavano minimamente che magari con un canarino si potessero fare così tante belle cose e che un canarino riuscisse ad interagire in modo così palese con le persone, ed è qualcosa di fantastico. Bene ragazzi, allora io sono stato contento di aver coinvolto Dino Masiero, ma siete già in molti che mi avete contattato per questa rubrica. Continuiamo ad essere in tanti, naturalmente man mano che arrivano io darò le priorità per come arrivano, insomma, per come mi mandate i video, e sicuramente quindi ci sarà questo appuntamento infrasettimanale. Abbiamo pensato il giovedì, che secondo me è la cosa migliore, il giovedì pomeriggio, in modo tale che vediamo tante esperienze di tanti di noi. Io vi saluto, vi do un appuntamento a domenica, naturalmente il nostro appuntamento, e ci vediamo sicuramente domenica prossima. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao!